Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Tutti i giorni, anche questo venerdì 28 ottobre 2016, sono le ore 7:15 e 25 secondi in questo istante. Buongiorno colleghi, buongiorno con Svegliati Avvocatura. Svegliati Avvocatura. Uslo Web Radio, powered by infordata.net. Visit the website www.infordata.net. Infordata, your technology partner. In un fine settimana che si avvicina velocemente, chi vi saluta dalla sede romana della radio, collegato in questo momento con i server di Rovereto, è Andrea Pontecorvo, in collegamento con Lecce con Pino Gallo. Buongiorno Pino, buon venerdì e soprattutto ottimo fine settimana che si avvicina rapidamente. Ciao Andrea, buongiorno a tutti, agli amici che sono in ascolto. Sì, siamo arrivati anche a questo fine settimana e adesso vediamo un po' come possiamo fare a riposarci dalle fatiche quotidiane che abbiamo sostenuto fino ad ora. Dai che sarà lungo, c'è anche il ponte, poi ne parleremo come si conviene. Pino, c'è una grandissima novità quest'oggi perché Angelo Marzo è impegnato ancora invece nelle sue conclusionali che deve depositare entro quest'oggi, ma abbiamo una sorpresa, la vuoi preannunziare te? E come no, è un gradito ritorno con la sua bellissima voce. Abbiamo di nuovo dai microfoni della nostra radio Clara Mazzarella. Colgo una voce di rimprovero nelle vostre dei vostri complimenti, però sono contenta. Insomma, non è vero che è una novità, perché ci sono stata anche ieri, lo ricordo, eravamo a Reggio Emilia a presentare l'evento organizzato dall'AIGA, e sentiremo ancora delle voci oggi provenienti da quell'evento. Vabbè, ma questa è una autogiustificazione retrospettiva. Ci hai lasciato per tanto tempo, sappi che oggi sarai, come dici te, bullizzata anche nel backstage della radio. Lo riconosco. Soprattutto da Pino però... perché all'autogiustificazione autoritas per farlo. Andrea, senti, ma hai ascoltato l'esordio? Hai iniziato subito a tirarci le orecchie. Sì. Io ero già ieri. Perché ma magari scusa, non eravate più abituati, allora ho ripreso. Pino, purtroppo sappiamo perfettamente che la miglior tattica è l'attacco, anche nella difesa. Senti, allora diamo indicazione veloce su quello che ci aspetta in questa puntata molto easy di venerdì, che ci condurrà, poi lo diremo, ad un altro evento pomeridiano che trasmetteremo sempre in diretta. A te Pino. Sì Andrea, hai giustamente indicato il carattere di questa puntata molto veloce, ma non per questo meno importante con riferimento ai contenuti che tratteremo, perché i nostri ascoltatori, i nostri amici sanno che la nostra è una radio in movimento, per cui per quello che vi diremo di qui a poco saprete il motivo per il quale trasmetteremo poi in diretta, in completa diretta, tanto nel pomeriggio quanto nella giornata di domani, un evento importantissimo. Invece per oggi vi do alcune indicazioni. Clara Mazzarella ha ascoltato l'avvocato Massimo Romolotti del foro di Reggio Emilia, componente del CDD, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, in merito una bella chiacchierata piena di contenuti anche con riferimento alla deontologia. Ascolteremo poi, l'ho intervistata io, Luisa Carpentieri, consigliera nazionale di AIGA, su un altro importante argomento, l'iscrizione forzata alla gestione separata da parte dell'INPS, che riguarda soprattutto in particolare i giovani colleghi, ma una larga fetta della popolazione forense. Infine andremo a parlare di diritto sportivo, sarà la seconda volta perché lo abbiamo ascoltato in diretta la settimana scorsa con Carlo Rombolà del Foro di Roma. Per le pillole invece a Clara.
Ebbene, avremo le consuete nostre pillole quotidiane, anzi settimanali, del venerdì con Vincenzo Grieco, che terrà il suo radiocorso Atti e Pareri per i quasi colleghi praticanti che si stanno preparando per la prova scritta. E infine Valentino Spataro, a cui io sono estremamente affezionata perché le sue pillole mi piacciono davvero tanto. Quindi tanti e poi consentiremo ad Andrea di andare a Firenze. Ecco, esatto, soprattutto questo, fatemi andare a Firenze abbastanza rapidamente, perché già lo diamo come indicazione importante, ma dopo sentiremo anche quali saranno i vari relatori che sentiremo da questo pomeriggio rigorosamente live sulla radio dell'Avvocatura da colleghi a colleghi. Andremo proprio per assistere e trasmettere l'Assemblea Nazionale dell'Unione Nazionale Camere Civili, che si svolge per l'appunto in quel di Firenze, e ne sentiremo delle belle, soprattutto con la caratteristica ormai impressa dalla radio a questi eventi live, con tante interviste, tanti commenti a margine dell'evento stesso. Direi che possiamo allora a questo punto davvero partire con la programmazione ordinaria, giusto il tempo di un brevissimo jingle e ritorniamo in diretta. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouflow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. E come ha ben ricordato Pino, sentiamo il collega e amico Massimo Romolotti del Foro di Reggio Emilia. Ha partecipato all'evento organizzato dall'AIGA mercoledì e giovedì a Reggio Emilia. È stato un intervento molto interessante, perché lo sentirete. Abbiamo parlato di deontologia, ma abbiamo parlato soprattutto di letteratura e cultura. Ecco quello che aveva da dirci. Con il collega Massimo Romolotti, che ha fatto un intervento che mi ha molto entusiasmato, perché io naturalmente, seguendo molto la rubrica della cultura, sentendo parlare di Tommaso d'Aquino, di Tolstoi, di Aristotele, Socrate e quant'altro, adesso stavi parlando del Leviatano però. Ma io intanto ti ringrazio dei complimenti. Io ho sempre creduto che gli avvocati siano stati importantissimi anche nella costituzione dell'ordinamento giuridico italiano. Ci sono stati spunti anche di costituzionalisti decisamente elevati, anche perché la nostra attività è un'attività che ha una funzione sociale. Quindi noi dovremmo essere praticamente la rappresentanza anche della cultura, anche dell'interesse, non solo esclusivamente un'associazione corporativa, isolata, ai margini, dove respinge tutto quello che è il mondo nuovo. Io penso che, perché questo, ho fatto questo intervento sul classico, perché già il classico, la metodologia, i principi sono stati studiati e quindi hanno già scoperto tutte le fenomenologie umane, quindi questo dovrebbe essere la nostra strada, perché quelli sono i principi fondativi. Allora, nel momento in cui tu hai presente e conosci i principi fondativi, quelle regole del codice deontologico non sono più pallose, sono regole del tuo essere. Diventano condivise. Condivise, sono del tuo essere, perché tu ti comporti così da privato e da avvocato, ed è molto difficile. Quindi io il cliente non lo metto nella condizione di dire adesso facciamo come dici tu. Io molto spesso, e questa è una questione di trasparenza, di dignità, dico guardi, la sua causa non è fondata. E quindi dico, mettiamoci d'accordo, ci sono l'ADR, ci sono questa i mezzi, non sa da fare, bisogna avere il coraggio di dirlo, certo. E tu sei anche componente della commissione. Sono consigliere della Corte Nazionale Arbitrale a Roma ed ero nel comitato scientifico quando abbiamo naturalmente fatto il regolamento.
ma ho dato una mano anche alla mia città, perché io amo molto la mia città, Reggio Emilia, tra parentesi, si sentirà un S spaventoso, tra parentesi. Che meraviglioso, è la prima volta che l'ho visito, però insomma sono affascinato. Ti ringrazio, perché è una cittadina dove ci sono tantissime iniziative. Noi abbiamo la meccatronica, abbiamo delle risorse culturali, abbiamo la Terballetto come sede, quindi è una città molto viva culturalmente, e anche l'avvocatura, grazie anche, lo devo dire, al presidente ottuagenario, adesso si arrabbierà perché ho detto l'età, ecco, è un uomo che è al passo con i tempi, è un uomo che ha dato una grande scrollata a quello che è l'ordine degli avvocati reggiani. Io sono molto insistente, ma in un anno siamo riusciti a costituire la Camera Arbitrale Forense. Siamo la prima Camera Arbitrale Forense in Emilia-Romagna, sulla direttiva del Consiglio Nazionale Forense. Un bel gol. Sì. Sì, anche perché ho trovato una grande sensibilità nei colleghi, ho trovato una grande apertura, quindi adesso naturalmente dobbiamo vincere la sfida, perché naturalmente gli avvocati non si fidano, questo sono molto diretto l'uno dell'altro, quindi l'arbitro Romolotti chi è? Ma non è l'amico del commercialista, non è, perché questo è nel nostro DNA, ma se a un certo punto, anche nella lezione di domani, io metterò in evidenza quelle che è la postura, come ho parlato oggi, io ho una postura di professionista, una postura d'avvocato, quindi la postura d'avvocato mi impedisce di fare lo stesso una causa che non è fondata, come la postura di arbitro mi impedisce di non dire che ho un conflitto di interessi. Quindi il principio di trasparenza, che in inglese si dice disclosure, che io non parlo mai in inglese, prego. E quindi come nella mediazione che ho fatto l'esempio, cioè tutto quello che è la dignità, la competenza e l'onore, io scomodo questa parola, lo so che non è molto moderna, ma dobbiamo avere onore e dignità per riuscire davvero a cambiare il passo dell'avvocatura. Troppi avvocati sono fermi nel loro orticello. Siamo una categoria che può, con la capacità di cultura giuridica che si ha, fare tanto. E allora ho fatto riferimento a un passato, ho fatto riferimento alle nostre radici, ho fatto riferimento a delle regole che così... Spero che questi giovani avvocati non vedano solo le regole deontologiche così da rispettare come si può imposte. Andare imposte, bravissima, ma che siano in loro. Un altro tema che non ho voluto affrontare è quello della religione. Qui dovremmo tenere un convegno. È un convegno, perché la religione, soprattutto quella cristiana, che per quanto mi riguarda è una filosofia, pone delle regole di comportamento che sono il nostro modo di comportarsi, perché ho parlato di limiti e di confini che sono porosi, che sono mobili, perché non ci sono regole e quindi siamo tutti qui a cercare delle regole, dei limiti, e speriamo che, visto che siamo in Europa, non arrivi un capo che dica adesso vi metto a posto io con le regole, che allora perdiamo quel valore che ho detto prima della libertà. Esatto. La modernità è libertà, ma è anche un riconoscimento di regole. Ecco perché io credo che anche gli avvocati che hanno superato i 25 anni di iscrizione, e quindi nessuno mi vorrà bene sentendo queste cose, debbano fare formazione. Anzi, se si arriva a 60 anni con le difficoltà che ci sono e con la legislazione che viene fatta, con le nuove regole, con l'aggiornamento che ci deve essere, un sessantenne ha molta più esigenza di essere aggiornato di un trentenne che vive nel suo tempo. Io ti ringrazio per queste parole, perché secondo me è un concetto importante. Certe regole rendono liberi. Liberi, bravissimo. Paradossalmente. Cioè, io infatti mi sento un avvocato libero, che rispetto la legge e il codice deontologico, che la legge appunto del nostro ordinamento pone sullo stesso piano. Senti, ci hai già anticipato che domani tieni sempre qui la lezione nel ciclo di questi studi che si stanno tenendo, e i prossimi eventi invece dove ti troviamo? Ma allora, domani sì, sarò qui, poi molto probabilmente organizzerò un corso sull'arbitrato,
della serie, che l'ho nominato così, adesso forse lo registro, Imparare facendo. Poi ce lo mandi così lo mandiamo in radio. Va bene, imparare facendo diamo una svolta pratica a quella che è l'applicazione del diritto, che gli avvocati non fanno solo dottrina, solo... Allora, ci vuole anche un elemento pratico. Beh, del resto io ho registrato un nome che è Smart Lawyer, adesso faccio una pubblicità indegna, ma siamo qui per questo, insomma, per sapere le tue attività, dove ti possiamo trovare anche su internet, se c'è qualche sito. Sì, ho un sito, tra parentesi, è www.romolotticaffarriavvocati.it. Scrivo degli editoriali, scrivo su imprenditori, e adesso sono stato nominato anche presso la consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna, quindi che è un organismo autonomo di controllo dell'Assemblea Legislativa della Regione. E quindi anche questo, perché sono stato scelto secondo i requisiti, il mio curriculum, queste cose qua. Ma tornando all'arbitrato, io desidererei porre l'accento sulla postura dell'arbitro. Infatti domani è una giornata di studio dove io parlerò del perché si deve fare, gli avvocati devono e possono fare l'arbitrato. Dopodiché sarà una giornata, dopo parlerò della Camera Arbitrale Forense, quindi Reggio Emilia, e faremo questo corso, andare alla fine dell'anno. Avrò un'altra lezione l'8 di novembre presso la libreria Ariosto, dove parlerò ancora dell'arbitrato, un'altra giornata di studio. E poi, è un tema che ti è caro e noi ti seguiamo come radio in questa attività di arbitro. Ti ringrazio, vi ringrazio molto. E faccio anche lezioni di deontologia. Io infatti ho fatto lezioni di deontologia a Treviso per la Corte Nazionale Arbitrale, l'ho fatta a Parma, e vedo insomma che gli avvocati seguono decisamente con interesse questi elementi di postura. Va bene, allora la prossima volta saremo felici di ritrovarti sulle nostre frequenze. Molto bene, grazie. Grazie alla disponibilità. Grazie. Ciao, buonasera. Ciao. Svegliati, avvocatura. Era il collega Massimo Romolotti del Foro di Reggio Emilia, consigliere del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, incontrato nella splendida cornice di un evento organizzato da Maria Vittoria Grassi, presidente della sezione di Reggio Emilia dell'AIGA. E insomma, carissima Clara, un'intervista a 360 gradi su temi di cultura giuridica che ci piacciono tanto in radio. Infatti io ringrazio il collega amico Massimo per due motivi: uno, perché è stato con noi in radio a margine dell'evento e ha condiviso ulteriori pensieri rispetto a quelli che aveva già esposto alla sala meravigliosa dell'Hotel Posta a Reggio Emilia, e lo ringrazio anche perché ha sollevato molti temi a noi cari, a me cari soprattutto, per ricordarci che la letteratura non è fine a se stessa, Andrea, come tu sempre pensi. Io lo so, perché tu un tempo eri ben educato e leggevi, ma adesso purtroppo devi Pino ci riprendere sta dando un po' in mano le tue letture. Ecco, ci sta dando degli ignoranti. Non lo sto dando a Pino, soltanto a te, in realtà. Meno male. Va bene. Allora consentimi di dire soltanto questo, perché la vicenda di cui si trattava ovviamente era strettamente deontologica, e tanto per rimanere in tema di deontologia e di doveri dell'avvocato in un mondo digitale, in un mondo che diventa sempre più complesso e interconnesso, ricordiamo che Uslow Web Radio intende pubblicizzare con ogni possibilità un corso che viene organizzato in questi giorni e di cui molti ascoltatori ci avevano chiesto le date di realizzazione. È un corso che si tiene in e-learning e vuole portare l'avvocato ad avere una conoscenza pratica sulle problematiche che tutti i giorni riscontriamo sul nostro PC. Se il giorno prima di una scadenza, infatti, non riuscissi più ad accedere ai dati che sono contenuti nel mio PC o nella rete, quali sarebbero i danni per il nostro cliente? Quali i danni per la reputazione del nostro studio? Ebbene, il 10 novembre scoprirete non soltanto questo, ma soprattutto come risolvere in nuce questi problemi con un seminario deontologico organizzato proprio da Proficio Executive Learning a Bologna.
e potrete partecipare ovviamente da dove voi siete, collegandovi con il vostro PC in modo semplice e senza vincoli tecnici. Questo corso è stato riconosciuto, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con ben 4 crediti, di cui 2 ordinari e 2 deontologici. Troverete tutte le indicazioni sulla pagina Facebook della radio, oppure potrete iscrivervi tramite il sito www.profice-legal.it. Profis mi sembra legal.it. Ecco, mi raccomando, è una cosa molto interessante. Tra l'altro, per quanto riguarda i relatori, nella parte deontologica ci sarà proprio la nostra Valentina Carollo che spiegherà questo e molto altro. Ritorneremo ovviamente su questo evento e a questo punto non mi resta che passare la parola a Pino per il prossimo contributo. Sì, grazie Andrea. Cari amici, non perdete di vista questa indicazione, questa è la nuova frontiera della nostra radio, quella di portarvi nella formazione. E a proposito di formazione, proprio ieri pomeriggio si è svolto a Lecce un importante evento nel quale si andava a parlare, a discutere di questa proposta di legge sull'equo compenso, sulla modifica dell'articolo 2233 con l'aggiunta di un paio di commi tesi a rendere la nullità di convenzioni particolarmente sfavorevoli per i professionisti. A margine di questo evento abbiamo interloquito con Luisa Carpentieri. Luisa è un avvocato molto conosciuto del Foro di Lecce, è componente dell'Ufficio Legislativo Nazionale di AIGA, nonché consigliera nazionale della stessa, e con lei, che era relatrice in quell'evento, abbiamo affrontato il problema della giovane avvocatura e la previdenza. In particolare l'abbiamo ascoltata in questa occasione su un tema molto caldo, quello della iscrizione forzata alla gestione separata da parte di INPS. Andiamo ad ascoltare. Buon pomeriggio qui da Lecce, a margine del convegno dell'evento che sta per avere il via sull'equo compenso, su questa proposta di legge, scambiamo 4 chiacchiere con l'avvocato Luisa Carpentieri dell'Ufficio Legislativo di AIGA Nazionale e consigliere nazionale per la stessa. Buonasera. Grazie Luisa, allora noi tra poco andremo ad affrontare il tema del peso per la giovane avvocatura di alcuni obblighi con riferimento in particolare quelli previdenziali, ma in particolare ti faccio una domanda su quello che sta diventando un attimo un problema diffusissimo a livello nazionale, cioè l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, da parte dell'INPS. Abbiamo delle novità a riguardo? Le novità sono che i tribunali sono stati interessati da diversi colleghi avvocati che sono stati interessati da INPS in questi ultimi 2 anni e sia i tribunali che le corti stanno iniziando a prendere una posizione abbastanza chiara. Ovviamente c'è sempre qualcuno che la pensa diversamente, ma la gran parte ormai ritiene che chi ha l'obbligo di iscrizione ad un albo professionale affinché possa esercitare la sua professione ha non l'obbligo di iscriversi alla gestione separata, ma invece di relazionarsi dal punto di vista previdenziale con la propria cassa di previdenza. Da ultimo, ma non è l'ultima in ordine di tempo forse, ma l'ultima che io conosco è la Corte d'Appello di Napoli, che ha riaffermato questo principio già sancito dal Tribunale di Napoli, ma anche il Tribunale di Lecce e altri tribunali d'Italia. E in particolare, questa è una novità, gli addetti ai lavori magari la conoscono già, ma per la platea degli iscritti vediamo di spiegare qual è il principio che la Corte d'Appello di Napoli ha inteso sancire. La Corte d'Appello di Napoli ha inteso sancire proprio questo, che chi è iscritto ad un albo professionale e ha l'obbligo di iscriversi ad un albo professionale ai fini dell'esercizio della propria professione non debba interfacciarsi con INPS, ma soltanto con la sua cassa di previdenza. E in particolare, e questo cito praticamente testualmente,
La Corte d'Appello sostiene questo, che l'obbligo di iscrizione presso la gestione separata sussiste esclusivamente per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, mentre l'esercizio dell'attività svolta subordinato all'iscrizione all'albo è escluso da questa previsione. Un'ultimissima richiesta sempre per i nostri ascoltatori: il numero di questa sentenza e i riferimenti, in modo che gli stessi se la possano trovare? È la sentenza 584 del 2016 della Corte d'Appello di Napoli, emessa il 26 gennaio 2016, depositata il 21 aprile 2016. Grazie Luisa, e andiamo a cominciare questo evento. Andiamo, pronti. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Le 7:39 minuti, proprio in questo istante, riprendiamo da studio. Abbiamo già detto in apertura di questo importantissimo evento che si svolgerà in quel di Firenze a partire dal pomeriggio della giornata di oggi, l'Assemblea Nazionale dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, con un programma molto interessante: l'ingresso delle conoscenze esperte nel processo civile, il consulente tecnico e gli altri ausiliari del giudice, aspetti critici e proposte di riforma. Questo è il tema dell'Assemblea. In particolare oggi l'apertura dei lavori vedrà impegnati dalle 14 in poi i saluti delle autorità con il sindaco di Firenze, il dottor Dario Nardella, con il presidente della Corte d'Appello di Firenze, la dottoressa Margherita Cassano, ancora con il presidente del Tribunale di Firenze, la dottoressa Marilena Rizzo. Ci sarà poi l'apertura, l'intervento dell'avvocato Sergio Paparo, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze. Sul palco poi si avvicenderanno l'avvocato Piero Melani Graverini, presidente del Consiglio distrettuale degli Ordini della Toscana, e avremo inoltre l'avvocato Andrea Mascherini, il presidente del CNF, e l'avvocato Nunzio Luciano, presidente di Cassa Forense. I lavori saranno introdotti ovviamente dal presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, l'avvocato Laura Iannotta, mentre la prima sessione ce la illustra Clara. Ebbene sì, quindi alle ore 15, immagino, o giù di lì, inizierà la prima sessione, ovvero intitolata l'ingresso delle conoscenze esperte nel processo civile. Il consulente tecnico coordinerà la dottoressa Margherita Cassano, che è, come hai detto tu Pino, presidente della Corte di Appello di Firenze, e con una relazione introduttiva. Ci sarà poi l'intervento del professore avvocato Angelo Dondi, che è ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Genova. Farà un intervento con stampo comparatistico, le conoscenze esperte nel processo civile, un sintetico, ma forse utile, raffronto con l'ordinamento statunitense. Seguirà il dottor Marco Rossetti, che è magistrato, consigliere della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il professor avvocato Giuliano Scarselli, ordinario sempre di diritto processuale civile presso l'Università di Siena, che parlerà di competenza e specchiatezza del CTU. Segue il professor Vincenzo Ansanelli, ricercatore di diritto processuale civile presso l'Università di Genova, parlerà delle nullità della consulenza tecnica d'ufficio, e concluderà la prima sessione il professor Michele Taruffo, l'ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Pavia, che illustrerà le prove scientifiche e le neuroscienze. Avete sentito quanto è importante questo tema? Lo misuriamo ogni giorno sui campi, sul nostro campo di battaglia, quello delle udienze, dei procedimenti, il ruolo importantissimo che è chiamato a svolgere l'ausiliario del giudice, in questo caso il consulente tecnico d'ufficio. E infatti la seconda sessione vedrà una tavola rotonda dalle ore 17 circa fino alle ore 19, coordinata dalla dottoressa Marilena Rizzo, presidente del Tribunale di Firenze, nella quale si ascolteranno voci autorevoli, quali quella del professor avvocato Enrico Gabrielli, ordinario di diritto civile presso l'Università di Roma Tor Vergata, che parlerà della consulenza nel processo arbitrale, del professor Ferruccio Auletta, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Napoli Federico II, che parlerà della scelta del CTU, che è una scelta del giudice o delle parti,
E infine ascolteremo la dottoressa Patrizia Pompei, presidente della terza sezione civile del Tribunale di Firenze, insieme con il dottor Fernando Prodomo, presidente della prima sezione civile del Tribunale di Firenze. E tutto questo in diretta, ricordiamolo, quindi fra pochissime ore dal Firenze, da Palazzo Vecchio, Salone dei 500. Pino. Sì, questo è il programma per la prima giornata, quello di oggi pomeriggio. In pratica la nostra radio, come ha detto giustamente Andrea, sarà presente e coprirà l'intero evento che si svolgerà anche nella giornata di sabato, ma di questo daremo notizia e informazione fra pochissimo, mentre adesso Clara ci presenterà la pagina relativa alle pillole. E andiamo con le pillole, Pino? Sì, andiamo per... aspetta, perché è un po' arrugginita. È un po' arrugginita, Pino, non ti preoccupare. Forza Clara, abbiamo adesso in realtà una pagina, possiamo chiamarla pillola o di approfondimento come riteniamo, quella relativa al diritto sportivo, curata da Carlo Rombolà, avvocato del Foro di Roma, che abbiamo già ascoltato proprio in diretta la settimana scorsa qui dai microfoni di You Slow Web Radio. Può andare. Buongiorno a tutti, cari amici e colleghi in ascolto, io sono Carlo Rombolà e questa è la seconda pillola di diritto sportivo che proponiamo qui su You Slow Web Radio. La scorsa volta abbiamo parlato dei rapporti fra ordinamento sportivo e ordinamento statale, specificando che lo sport può considerarsi a buon diritto un sistema capace di autoregolamentarsi tramite specifiche leggi e specifici apparati volti a dirimere le controversie. Oggi, continuando idealmente quanto detto in precedenza, andiamo ad approfondire il tema della giustizia sportiva, osservando in primo luogo che l'ordinamento giuridico sportivo si dota fondamentalmente di tre diverse tipologie di giustizia: quella tecnico-sportiva, quella disciplinare e la cosiddetta giustizia sportiva economica. La giustizia sportiva tecnica riguarda essenzialmente ciò che avviene in campo, si circoscrive alla singola gara ed è sovrintesa dal direttore di gara, l'arbitro, che annota nel proprio referto le sue decisioni, così come gli avvenimenti di rilievo, le ammonizioni, le espulsioni, il comportamento dei dirigenti delle squadre e del pubblico, eventuali incidenti e così via. La giustizia sportiva disciplinare attiene invece alle violazioni dei principi cardine dello sport, quali la lealtà, la correttezza e la probità di atleti e società. Come ci suggerisce il suo nome, alla giustizia sportiva disciplinare è affidato il compito di infliggere sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti che non osservano i comportamenti qualificati come doverosi dalle norme sportive. La giustizia disciplinare, come quella tecnico-sportiva, è amministrata da organi federali mediante procedimenti che possono variare da federazione a federazione. È dunque importante per l'avvocato sportivo conoscere diverse procedure che, come detto, possono essere anche molto differenti fra loro, sia dal punto di vista della forma che delle tempistiche. Per quanto concerne infine la giustizia sportiva economica, è quella che riguarda le controversie insorte tra società e atleti, ma che può avere come parte in causa anche leghe e federazioni, relativamente ai rapporti economici che intercorrono tra loro per ragioni connesse all'attività sportiva. Anche la giustizia sportiva economica ha natura pattizia, e prova ne è che spesso le decisioni sono devolute ad arbitri aditi per tramite della clausola compromissoria e comunque secondo criteri predeterminati dalle singole federazioni. Va da sé che una simile tipologia di giustizia assume rilevanza nelle federazioni in cui lo sport venga praticato a livello professionistico, dove cioè la retribuzione economica vada a costituire un aspetto tutt'altro che secondario. Per oggi, Andrea, direi che è tutto. Ai colleghi in ascolto ricordo che per info e contatti possono scrivermi all'indirizzo email carlo@studiorombola.com. Ciao! Svegliati, avvocatura.
Ebbene, dopo aver parlato di diritto sportivo, adesso sì, possiamo proseguire con le pillole settimanali e abbiamo Vincenzo Grieco che, come al solito, tiene radiocorso, atti e pareri per tutti quelli che si stanno preparando per la prova scritta che si terrà a dicembre. Andiamo a sentirlo. Buongiorno Svegliati Avvocatura, 19ª puntata del radiocorso Atti e Pareri. Quest'oggi ci occuperemo di chiarire alcuni dubbi e perplessità posti da molti di voi in merito al prossimo ed imminente esame di abilitazione. Numerose questioni sono state poste con riguardo all'utilizzo dei codici. In particolare vi è ancora chi confonde il codice annotato con la giurisprudenza col codice commentato. Solo per quest'ultimo anno, infatti, sono ammessi codici annotati, per tali intendendosi raccolte normative in cui l'editore, a margine di ogni singola norma, annota gli arresti giurisprudenziali che hanno fatto diretta applicazione del principio iuris contenuto nel disposto normativo. Nelle passate edizioni dell'esame di abilitazione alla professione forense sono stati esclusi i codici annotati, in quanto gli stessi contenevano manualistiche esposizioni degli istituti, letteralmente suggerendo al concorsista il giusto inquadramento dogmatico. Invitiamo pertanto a scegliere i codici con il giusto spirito, evitando da un lato che la scelta ricada sul volume più esaustivo e ricercando dall'altro il giusto strumento capace, attraverso la corretta impaginazione, di regalare al candidato tutte le informazioni utili alla stesura del proprio elaborato e nulla di più. Molti inoltre raccomandano di portare con sé durante la 3 giorni anche i codici secchi, ovvero le semplici raccolte normative, in quanto risultano di più agevole consultazione. Condividiamo tale orientamento, poiché il rischio che si corre in fase concorsuale consiste proprio nella perdita di tempo prezioso tutte le volte in cui occorre affrontare più norme per venire a capo della questione giuridica sottoposta. Altro consiglio è quello di presentarsi muniti di dizionario dei sinonimi e contrari, cioè al fine di avere pronto un sussidio capace di suggerire termini specifici, oppure analoghi, per rendere il nostro elaborato orecchiabile e non ridondante. Infine si raccomanda di portare con sé dei tappi per le orecchie, così da raggiungere il giusto mantra ed affrontare la prova con serenità ovattando l'ambiente circostante, onde diminuire il brusio di sottofondo. Iscrivetevi alla pagina Facebook per visionare il materiale extra o semplicemente per fare domande o darne semplicemente risposte. Fare community è importante per scambiare idee o chiarire eventuali dubbi. Per oggi questo è tutto. Alla prossima e svegliati avvocatura! YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouflow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Grazie Vincenzo, che conduce sempre con piglio molto simpatico la sua rubrica Radio Corso, Atti e Pareri. Proseguiamo analizzando il programma dell'evento che andremo a seguire a Firenze oggi, ma anche domani, sabato 29 ottobre. La cornice cambierà perché gli interventi si terranno al Teatro Odeon in Piazza Strozzi. La prima sessione, alle 9, sarà dedicata agli altri ausiliari del giudice delegati alle esecuzioni immobiliari e i curatori. Coordinerà il professor avvocato Claudio Consolo, che è ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Roma 1 La Sapienza. Seguirà l'intervento del professor Francesco Paolo Luiso, che è già ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Pisa. Si occuperà degli ausiliari nel processo esecutivo. Segue il professor avvocato Bruno Sassani, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Roma Tor Vergata, con il commissario ad acta in caso di esecuzione contro la pubblica amministrazione. Concluderà la prima sessione la dottoressa Luisa De Renzis, che è sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione e componente del comitato direttivo presso la Scuola Superiore della Magistratura. Il suo intervento sarà dedicato a Il Curatore.
La seconda sessione invece si aprirà alle 11, prevede una tavola rotonda su un tema molto importante che ha fatto sempre molto discutere, la distribuzione degli incarichi. La tavola rotonda sarà coordinata dal dottor Sergio Rossetti, magistrato della terza sezione civile del Tribunale di Milano, e vedrà quali partecipanti la dottoressa Lucia Schiaretti, magistrato della terza sezione civile del Tribunale di Firenze, l'avvocato Giovanni Lennini, vicepresidente del CSM, l'avvocato Beniamino Migliucci, presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Penali, l'avvocato Michele Vaira, presidente di AIGA Nazionale, l'avvocato Luigi Panzini, segretario generale di ANF, l'avvocato Aldo Bottini, presidente di AGI, e infine il professor Claudio Cecchella, associato di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Pisa. La terza sessione invece avrà inizio alle ore 15 e riguarderà le proposte delle Camere Territoriali e le proposte dell'Unione Nazionale delle Camere Civili. Si concluderà così la giornata di sabato e adesso a Clara per il proseguio della puntata. Allora, concludiamo con le nostre rubriche settimanali per poi consentire ad Andrea di precipitarsi in stazione per seguire appunto questo evento di Firenze. È il momento di ascoltare Valentino Spataro che, come al solito, con la sua simpatia ci spiegherà come utilizzare gli strumenti tecnologici e i social nella nostra professione. Caffè 2.0, reti unificate con YouSlowWeb Radio. Buongiorno a tutti, sono il dottor Spataro. Allora, oggi di che cosa parliamo? Parliamo di quello che fanno gli avvocati su Facebook. Chissà cosa combinano. Allora, ho provato a fare qualche ricerca e con una logica interessante, credo, dietro. Ho cercato anche la parola avvocato, ma questa volta non ne parlo direttamente, invece ho cercato diritto. Va bene, diciamolo, dai, ho cercato avvocato e ho trovato alla fine che le attività più cercate su Facebook sono proprio quelle delle domiciliazioni, che hanno un grosso successo. Di solito sono gruppi chiusi. A quel punto sono andato a vedere sotto diritto com'era l'impostazione. Sotto diritto ho trovato ancora dalla volta gruppi chiusi, quando sono soprattutto gestiti proprio dal mondo legale. E vedo per esempio uno di diritto di procedura civile, una di diritto civile, un'altra di come si chiama, ancora una volta di collaborazioni. Quindi sì, certo, domiciliazioni, sostituzioni in udienza, ma proprio una cosa molto più ampia di legata alle collaborazioni tra avvocati. Poi una iniziativa che mi è piaciuta moltissimo: diritto sanitario, che nasce come gruppo pubblico. Si vede che è collegato a un sito tenuto aperto su Altervista ed è organizzato in un modo molto simpatico, perché non solo utilizzano il gruppo per dare delle informazioni di grande qualità per il mondo dei medici. Quindi quando un medico risponde per esempio della violenza di un paziente su un altro paziente, oppure perché certe prassi mediche vengono portate avanti quando all'estero se ne fanno altre, perché in Italia non vengono recepite ufficialmente. Quindi vi è una capacità di informazione spontanea tra le persone che è quella che ha portato a una diminuzione della lettura dei blog, per intenderci. Perché ovviamente tutti quelli che sono interessati a quell'argomento si riuniscono in un gruppo e ognuno può contribuire a far sapere qualcosa a tutti gli altri. Ecco, la differenza tra la partecipazione degli avvocati online su Facebook, e quella dove ci sono anche degli operatori esterni, spesso proprio ne risiede nel tipo di apertura ai contenuti. Quindi se io mi rivolgo a tutti i medici, automaticamente diventa un gruppo aperto, perché è interesse che queste informazioni comuni girino. È una cosa che nella programmazione si conosce molto bene, è praticamente la formula della GPL, cioè io ti offro il software gratis, però tutta l'attività di installazione, formazione, manutenzione, aggiornamento, personalizzazione, te la faccio pagare.
te la faccio pagare nel senso buono, cioè la paghi per ottenere qualcosa su misura per te, ma le informazioni le si fanno girare. È un'impostazione tipica di internet. Facebook lascia aperte entrambe le soluzioni, quindi ve lo segnalo: se avete una competenza particolare specifica, potreste creare un gruppo dedicato, pensatelo sempre, o ad avvocati o anche ai potenziali clienti destinatari di quel settore, e scegliete liberamente quello che ritenete più efficace, se farlo chiuso o aperto in pubblico. Chiuso probabilmente serve per creare una comunità di collaboratori. Allora io mi occupo di recesso, esclusivamente di recesso, creo un gruppo sul recesso e raccolgo collaborazioni da tutta Italia. A questo punto viene spontaneo organizzare un gruppo chiuso. Diversamente, se voglio spiegare come funziona l'e-commerce, magari creo un gruppo aperto. Però quello che succede normalmente è che a quel punto spesso tutti quelli che partecipano danno tutto gratis e non si rendono conto che invece è il lavoro su misura fatto attorno alla persona che va fatto pagare. Ecco, queste sono riflessioni ulteriori, però è come si sta muovendo Facebook e cosa offre Facebook. Io sono Spataro, mi trovate su caffè20.it, alla prossima! Svegliati, avvocatura. Attenzione, attenzione colleghi, perché la nuova tecnologia non è soltanto Facebook e social. Sappiamo non esserci gravissimi danni, tranne ovviamente quelli deontologici e non solo nel caso di utilizzazione non proprio consona di questi social alla dignità professionale, ma quello che mi preme sottolineare è la massima attenzione che dovete fare con i dati che avete registrato sui vostri PC. Ripeto, se il giorno di una scadenza, il giorno prima di una scadenza, non riusciste più ad accedere ai dati del PC o della rete, quali sarebbero i problemi nei confronti del tuo cliente, nei confronti della reputazione tua, del tuo studio? Ebbene, tutto questo sarà trattato, analizzato e risolto nel corso che il 10 novembre si terrà, organizzato da Proficce Executive Learning a Bologna, e potrete anche seguire tramite e-learning. Infatti è stato accreditato ai sensi del regolamento della formazione a distanza del CNF con ben 4 crediti, di cui 2 ordinari e 2 deontologici. Quali saranno i relatori? Ebbene, Valentina Carollo, che lo ricordiamo ha una consolidata esperienza in tema di informatica giuridica e processo telematico, è componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto, con delega di referente informatico della Commissione Informatica anche dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ed è anche presidente dell'Associazione Centro Studi Processo Telematico. Seguirà il dottor Paolo Gasperi, che è un riconosciuto esperto nel settore della sicurezza IT per gli studi legali ed è specializzato in informatica giuridica, addirittura con certificato ISO 27001, che tra l'altro è una certezza di professionalità. Ricordo ancora una volta che la prima parte partirà, scusate brutto gioco di parole, alle 13 e terminerà alle 15.30, e la seconda parte, quella deontologica, dalle 15.45 alle 18. Tutto ciò comodamente tramite il tuo PC, perché è un seminario e-learning. Queste e altre notizie potete trovare sulla nostra pagina Facebook oppure sul sito www.proficce-legal.it. Mancano pochi giorni, quindi affrettatevi a iscrivervi. 4 crediti, di cui 2 ordinari e 2 deontologici. Ci abbiamo rapidamente alle conclusioni e proprio per questo passo la linea alla conduzione remota, in particolar modo a Pino, a Lecce.
Sì, Andrea, sono le 8:03, ricordiamo l'orario, in questo preciso istante siamo arrivati alla conclusione anche della puntata odierna. Prima di salutarvi vi do contezza del fatto che i lavori dell'Assemblea Nazionale delle Camere Civili, che la nostra radio seguirà scrupolosamente in diretta, coprendo interamente l'evento, avranno conclusione domenica 30 ottobre. Si ritorna a Teatro Odeon in piazza Strozzi, ci sarà la relazione finale del Presidente dell'Unione Nazionale Camere Civili, avvocato Laura Iannotta, ci sarà l'illustrazione delle mozioni e anche la votazione delle stesse. Infine, lavori tecnici riguarderanno l'illustrazione del tesoriere nazionale del bilancio consuntivo e quindi la votazione sui bilanci. Molto importante, è prevista la partecipazione del ministro della giustizia Andrea Orlando. Da parte mia è veramente tutto anche per oggi, un caro saluto, buone udienze da Pino Gallo. È il momento di consentire ad Andrea di andare a prendere il suo treno per Firenze. Io vi ricordo solo brevemente anche di seguire, se ne avete voglia e piacere, anche i canali social della radio su Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Qui da Roma è il momento di andare in udienza. Clara Mazzarella, Andrea, a te. Grazie, grazie infinite Pino, grazie infinite Clara, bentornata allora qui in conduzione remota, e per quanto mi riguarda davvero è tutto qui da Roma. Scappo immediatamente a prendere il treno che mi porterà a Firenze e con Valentina Marzella saremo nuovamente in diretta questo pomeriggio. Cari colleghi di Andrea Pontecorvo è tutto, consegno la linea nuovamente ai server di Rovereto. Uslo Web Radio 331 30 97 852, www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android tutti i giorni. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.